da quel, Ciao sarà da quel ragazze, ciao a momento, tutti però e a tutte, scherzi a nuovo parte. video, E il figlio di vlog Trump l'altra sera, parapiccericcio, rispondendo alle come domande dei giornalisti, state? ha detto chiaramente Spero le quattro bene. cose più importanti a cui pensate: E che niente, siamo allora, devoti sto alla guardando la televisione corona qua e alla monarchia e britannica, tant'è che Re sto Carlo guardando i è video da andato questa qualche volta parte, anche nel club di Trump YouTube, su ammalorato YouTube, e e sto è stato registrando anche qua avuto su anche la YouTube. membership onoraria, quindi E nel volevo senso che parlarne un po' di tante appunto cosine. molto non Voi, legata, però insomma mi è fa molto piacere amante se della ogni monarchia tanto, oltre a fare un video di inglese. Harry è periccio, un problema faccio un video anche collaterale, dove non li abbiamo sentiti lavo i piatti, sfidarsi per questa esempio, volta perché lo rispetto so, al lo faccio sempre, contingente, ma lo però voglio bisogna continuare a comunque fare. Lo sentire so, è la noiosa, a lista me dell'agenda di Trump. interessa Potrebbe farlo creare lo qualche stesso perché mi fate amicizia tra compagnia anche mentre lavo i Melania e Re piatti. Carlo, se non Non è che sbaglio, soffro di secondo chissà Mr. quale Clinton. cosa, anche se non Sì, lavo i piatti con lui. ha raccontato la Però stessa mi cosa siete di lei nel compagnia, suo libro perdonatemi, anche Melania, sono una lagnosa, è classifica noioso, è tutto quello che dell'americanologia volete, ambientata ma a me piace dall'Italia. lavare i piatti e lo E farò. ha raccontato che dopo la loro visita di Stato del Quindi, 2019, in se cui vi lei era stata piace, lavo i vicino al piatti, se no, principe li lavo lo Carlo, stesso. hanno intrattenuto una grande Oggi ancora non l'ho corrispondenza. lavato insieme a voi, E ma tra l'altro, appena Carlo ha posso mandato li anche una rilavo lettera a insieme a voi Donald i Trump piatti, dopo il ok? tentato assassinio del Perché mi 13 piace, luglio. mi fate Ovviamente il compagnia, contenuto delle dai. lettere tra Melania Trump e Re Oddio, Carlo è top che secret sguardo e c'è molta inquietante che ho curiosità quando mi fa intorno alla commenti. domanda: ma di che cosa parlano? Pare di temi ambientali. Antonio Gabranica, vengo da te Ciao. subitissimo dopo pochissima pubblicità. Niente, ragazze, sono qui che sto cercando di. Immagina di vivere senza sensibilità del tatto. Allora, mia nonna è Uomini di uscita età da con poco, che è RSD andata a fare la compatibili danno poco fisioterapia lavoro ad anziani vicino a senza un tutori ortopedico e vicino agli anziani alla pericolosi da guidare, farmacia. umiliato dal dolore. Cerca Elmex E sensibilità, niente, e affidino quindi accessibilità con aspettate Elmex. un attimo che La morte controllo di una Santo cosa Juan, qui. 19enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli. L'assassino minorenne E a Ciuta. quindi Mi sono praticamente stupito. sto cercando Il di caso di Pierina, chi è l'uomo misterioso che fare passa qualche sotto la video telecamera come della piace a farmacia la me notte di di un più. omicidio? Quarto grado, questa sera, 21:20, rete 4. Questo è. Scusate, sto scrivendo. Nuova corsa da 99 euro al mese con incentivi Opel per tutti. Ehi, Conad, portaci in vacanza. Con Conad puoi fare centinaia di viaggi, weekend, tour, soggiorni ed esperienze in posti incredibili. Inoltre hai fino a 300 euro di sconto sul tuo prossimo viaggio di Natale e Capodanno. Tour, weekend ed esperienze uniche. Prenota su viaggi.conad.it. Black Friday, facciamolo verde! Viola. Verde! Viola! Da MediaWorld c'è il Black Friday più colorato di sempre! Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 579 euro! MediaWorld! Sei scassato! Serve aiuto? Le tre ragioni per cui dovresti provare Mi piace così per perdere peso. La prima, funziona davvero. In soli 3 mesi ho perso 15 kg. Eh sì, 15 kg. La seconda è molto pratico. Ricevo tutti Allora, gli inviati in dunque, inbox. sto Non devo scrivendo la fare mia la amica in spesa, né chat. cucinare, né contare E le poi calorie sono che da voi, perdo sul ok? cuoco. Sono Niente. più di 50 piatti. Non pensavo di poter mangiare tutto questo e perdere peso. Inoltre, sono da 3,92 a pasto. E niente. Allora, ti stai Tra motivando? l'altro la Vai saluto, su ciao Anna. Se viaggiaconad.it. vedi questo video, ti Viaggia così si saluto, cambia ciao. vita. Saluto anche Viaggia Rita, che non sono ancora così, andata nel suo vengono canale a inviati dei numeri visitarla, magici cioè al cielo. a Vengono inviati commentare, numeri per eccetera, e a mettere aiutare gli un numero di like. persone A disperate. proposito, Sono se vi sempre va, stato un amante iscrivetevi anche della da natura me, e della mettete bellezza. un bel like. Scegliere la natura significa abbracciare i E valori della vita. soprattutto, Questo oltre a sabato iscrivervi e mettere affronta il like, Mediterraneo. commentate. Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Mi senti? Sono la tua pelle secca. Aiutami, ho bisogno di qualcosa che mi manca. Il nutrimento di CeraVe, una formula Ciao. di rilascio continuo Ok. per CeraVe. La barriera naturale della pelle senza ungere. CeraVe, le creme corpo idratanti più vendute in Italia. Scopri anche le Nulla, ragazze mie, io creme stavo pensando che in idratanti questi giorni ho fatto ben poco, non so perché ho fatto ben pochi video, solo per Come paura faccio a di cosa, scrivere le non lo parole e so, di essere ripetere le frasi criticata, ma chi se ne sottovoce? frega, basta continuare a fare video, 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 e video, non mi importa, basta che faccio video, non mi interessa diventare, come si dice,
qualcuno qua su YouTube. Non mi interessa diventare famosa. No, non mi interessa proprio. Come suol dire, come sto dicendo in mille altri video, voglio rimanere con i piedi per terra. Perché è tanta roba. A chi se ne frega. Cioè, voglio dire, per andare dove? Non mi interessa. Quello che mi arriva, quello che non mi arriva, pazienza. Cosa volete dire con questo? In che senso? Nel senso che, no raga, non mi piace, mi piacciono le cose che vi dico tante volte, che io vorrei, come si dice, che vorrei diventare qualche una su YouTube, diventare magari una bella, brava YouTuber. Bella non mi interessa, perché mi sento bella già di mio. Non questa gran bellezza, però una bellezza normale, semplice. Quanto riguarda invece la bravura, non lo so fino a quanto possa essere brava, non lo so, non ne ho idea. Però mi arrancio, perché nel mio essere YouTuber, piccola YouTuber, mi arrangio, dai, me la sto cavando piano piano, anche se non si direbbe, però è così, ragazzi. Ciao. Un flash, gatti, 30 secondi. Non è che si sentite dal centro quarto, ma sarebbe il ritorno, secondo me positivo per i gossip. Mi sto guardando video su YouTube oltre a parlare con voi, capito? Quello sicuramente ci sarà molto da lavorare, cioè, a livello diplomatico, negli uffici stampa. Ogni tanto mi guardo da quella parte, non sia come qualcuno, devo spegnere e parlare dopo, capito? Per quello, guardo verso la porta. La popolarità al momento dei Duchi del Sussex sia sotto la suola delle scarpe. E niente, io oggi ho mangiato qualcosina di buono, tipo riso. E io l'ho mangiato, non so se ieri oggi. Boh, ma come l'hai fatto? Buonanotte. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Federico Gatti, esatto, grazie a Silvana Giacobini, grazie a Paolo Guzzanti, ad Antonio Capare. Che non mi ricordo proprio che cavolo ho mangiato ieri. 19 all'incirca. Allora, oggi ho mangiato. Noi ci vediamo lunedì qui su Rete 4. Carciofi e patate, buonissimo. Succulento, molto buono. Ieri ho mangiato il riso al sugo con i peperoni, buonissimi, molto buoni. E niente, poi durante la serata mi ho bevuto una bella camomilla, anzi quattro camomille mi ho bevuto. Sì, lo so, sono troppi, ma non ci riesco a prendere sonno altrimenti. Perché un po' mi faccio invadere dai pensieri mentalmente, hai troppi pensieri, e un po' sono mezza stordita, sono veramente mezza stordita, sì. Non lo so perché, non ho idea, qualcosa c'è che non mi quadra. Allora, stasera alle 7:35 c'è La Promessa, chi è che si guarda La Promessa? Io sì. Molto, me la guardo. E nulla. Poi alle 9:30 c'è, se non erro, non mi ricordo più, c'è Un Posto al Sole. E dopo Nanna, ovviamente, vado sempre a Nanna. Alle 8:30 metto Le Voci per gli Occhi, il Collirio. Metto due colliri alle 8:30, due colliri alle 8:30 e alle 9:30, e poi prendo Le Gocce calmanti per la psiche, e dopodiché camomilla, mi lavo i denti e a nannuzzi, come suol dire, a nanna. Perché raga, io dopo un po' non ce la faccio, crollo, perché prendo non sono gocce tanto pesanti, però ovviamente il mio sistema immunitario, come lo volete chiamare voi, ovvero sì, il mio sistema immunitario, come lo volete chiamare voi, tutto il mio sistema del mio apparato digerente, quello che non so come chiamarlo, insomma il mio corpo, diciamola così, va, per non stare troppo a darla lunga,
Il mio corpo si è abituato a una medicina, una datata medicina che mi, come dire, che mi fa stare più calma, tutto lì. E quindi ecco perché mi sentite moscia, per questo motivo. Ma voi non dovete prenderla male. Anche questa storia degli impappinamenti non è colpa mia. Cioè, poi dite, oh, è colpa tua se dici palle a vanvera, non palle a vanvera, assolutamente. Poi fate come vi pare. Cioè, così è. Fate come vi pare. Se vi pensate che io sia noiosa, c'è altri canali, non ci sono solo io. Però se vi piace questo canale, e rimanete iscritte, in qualche modo vorrà dire che ho colpito nel segno, che vi piace in qualche modo. Se no, perché state qui? C'è molto da capire questa storia, perché state qui? Perché vuol dire che vi piaccio. Meglio pochi ma buoni alla fine, dai. Ciao. Poi ci prendiamo un giro, ragazzi, lo so che vi piace lo stesso, anche se non vi disiscrivete. Anche io sono della stessa scuola di pensiero di Rita Cosmetica. Meglio pochi, ma buoni. È così. È la verità, d'altronde. Ecco qua. Sto continuando a mettere tanti like, è un canale molto bello, ma soprattutto straniero, non so neanche in che lingua sia. E c'è scritto, questo canale qui è Visual Jewel. Boh, non ho mai sentito questo canale. Aspettate, lo faccio vedere. Lo vedete qual è? Questo qua, Visual Jewel. Non si legge nulla, ma ve lo dico io. No, non si vede la mazza così, però avete capito, penso. E niente, quindi sì, lo so, vedete tutta una merda qua perché sono vicino tra il modem, vedete che sono tra il modem, no, non si vede la mazza, però datemi retta, credetemi se la parola almeno. Sono tra il modem e il telefono, vabbè, niente, telefono fisso. Che non funziona? Ah, ok. 5 amici, vabbè. Metto amici perché non, vabbè, non voglio mettere 9 perché mi inquietano un po' a guardare certi canali quando sono in solitudine, ovvero da sola. Tipo c'è Crimini Quotidiani, lo guardo quando sono con mia nonna perché da sola è troppo inquietante a guardarlo. Anche no, grazie. E se sentite rumori sottofondo è la televisione, sto guardando appunto come vi dicevo da pochi minuti fa, amici, e vabbè, niente. L'ho messo a muto perché boh, non so se metterlo a muto o lasciarlo, non vorrei che poi YouTube mi chiude, cioè che YouTube si accorga che sto guardando la televisione, vabbè. Lo metto a volume molto basso. Si sentirà lo stesso? Non lo so. Ciao. E niente. Io adesso mi sa che bevo un bel goccione d'acqua. Aspettate un secondo, torno subito. I topolini di Cenerentola. L'ho trovato. Un vestito, invece questa volta in questione l'acqua al bicchiere. L'ho trovata. L'acqua è la cosa più buona che c'è. Madonna, quanto è buona l'acqua. Buonissimo, è acqua, però è buona. H7 che avevo, tremenda. Ciao. Niente. Ok.
Ragazzi, io sto guardando adesso qua un altro mio nuovo iscritto, sì, ce la posso fare a non impappinarmi. Questo altro mio nuovo iscritto mi piace guardarmelo tutto lì. Cioè, non è che mi piace, sì, mi piace, ma mi piace anche sostenere gli altri, cosa che prima non facevo perché ero troppo impegnata a fare altre cose. A casa mia, nella mia vita reale, ovviamente. Non è che adesso non faccio nulla nella mia vita reale, però sono tra più vita virtuale che reale. Ma questo non ditelo a nessuno, lasciamo perdere che è meglio, va? Lasciamo completamente perdere. Perché sono un po' in una situazione un po' così strana. Boh, molto strana. Che mi piace più la vita virtuale o quella reale? No, scherzo, vabbè, quella reale è a volte un po' un pugno nello stomaco, perché adesso vi dico il perché. La vita reale per me è un pugno nello stomaco per il semplice motivo che sentite bene, aprite bene le orecchiette, che praticamente ci sono dei pro e dei contro che a me non mi stanno bene, tipo come per esempio la vita è troppo di corsa per me, devo sempre lavare i piatti, ma questo non mi interessa tanto, li lavo lo stesso, comunque a prescindere, anche insieme a voi, o c'è da ritirare i panni e devo rifare la seconda lavatrice, quello e quell'altro, e la palestra, quello, e vabbè, come la vita di tutti i giorni, quando c'è da fare questo e quell'altro, e così anche la vita virtuale, è sempre morto e fuggi e ciao, anche se visto si è visto. Non tutti sono disposti a stare ad ascoltarti, però vabbè, niente. Chi vuole mi guarda, chi vuole non mi guarda, ragazzi, non è un problema per me. A me piace guardarvi e farmi ascoltare. Perché poi mi piace anche confrontarmi con voi. Già ve lo dico, mi piace confrontarmi. Non tutti accettano che io dico, ah, ma sei tu, mi devo cancellare YouTube, non esiste proprio, perché non mi cancellerò mai. E non sono la maleducata che qualcuno pensa, perché non è vero, non sono maleducata. Voglio solo dire che se sono maleducata io, allora c'è qualcosa che non va in chi me l'ha scritto. Comunque va bene, no comment veramente, guardate. Quindi vi dico già che se mi dovete dire tu sei maleducata, fai video questo quell'altro, eppure non ce l'ho con voi iscritti che mi seguite con tanto affetto, ma c'è una senza profilo che mi dice che sono maleducata, che non ti senti quando parli, ma quello e quell'altro, oppure addirittura, che ne so, fai video per far addormentare la gente. Certo, piacciono, io li faccio per quello, non solo per star bene io, ma per far star bene anche a voi, se no non li farei neanche io. Già sono ferma mesi e mesi senza fare questi video ASMR, perché non li dovrei fare sempre. O anche lavare i piatti, lo so, è una noia mortale, ma mi piace lavare i piatti, non mi interessa nulla. Se voi mi dite, ma tanto non mi metterei mai nessuno se fai solo le stesse cose. E pazienza, ce n'è altri canali. Se sono monotona, non è colpa mia, mi piace stare monotona, allora va bene. Scusate, ma guarda un po'. Quella lì. Già, aspettate un secondo che torno subito. Mi ha preso un altro bicchiere d'acqua perché veramente sto crepando di sete. Non di caldo, ma di sete sì. Ho troppa sete, ragazzi. Sarà perché io parlo. Però mi piace parlare con voi. Mi fa stare bene parlare. Già. Sì, vabbè. Ci potevo pensare prima, però vabbè. No, vabbè, aspettate un attimo. Siamo, ma sarà. Zombie apocalypse.
Allora, eccomi dunque, scusate, ma stavo guardando se nelle postazioni per il telefono la vibrazione l'avevo messa o meno, ma vedo che l'ho messa come, perché anche se non sta vibrando più di tanto. Scusate se faccio la testa così, ma vedo che mi arriva una spesa di notifiche, ma pazienza. Certo. Che siete che... Sono già con i calendari dell'avvento quest'anno, come sempre, d'altronde, tutti gli anni è così. I calendari dell'avvento, già. Io vorrei sapere a che ora si finisce qui. Mia nonna, aspettate un attimo, controllo l'orario. Ce l'ho qua. Allora, lo metto di qui, sempre che non si rovesci il mio... L'ho spento, perché si è spento? Perché sì. Evidentemente. Vabbè, aspettate un secondo, se ci riesco, non è detto. Un attimo solo. Vedete, questo è la computer, già si vede, vero? Questo è la computer, certo. Ok, ho messo in carica il mio telefono, anzi il telefono di mia nonna. Dato che lo devo, ecco, a 1% sta caricandosi. Questo è il telefono che usa mia nonna, ma che utilizzo anche io per fare altri video, ma vabbè, dettagli. Non mi interessa a me, già ve lo ripeto, lo so che sono sempre ripetitiva e non so altro come dirvelo, ma faccio con tutti i telefoni che ho, come si dice, faccio... video con tutti i telefoni che ho. Lo so che non è normale, ma ognuno si può permettere con tutti i soldi che ha di spendere, lo so, è uno schiaffo alla crisi, è uno schiaffo anche a chi non se lo può permettere, ma ve l'ho detto migliaia di volte, io ho una cosa in cui me la posso permettere, ovvero cosa sarebbe? C'ho la pensione di invalidità, la pensione di invalidità, è vero, non ve lo dovrei neanche dire, ma ormai ve l'ho detto. E con questa pensione di invalidità ogni tanto mi posso comprare qualche altro telefono in più. Ma questo non vuol dire che me ne compro 100.000, però qualche volta mi premio quando qualche telefono non va più. Questo, siccome che andava lo stesso, anche se un po' frantumato, non so quanti pezzi, no, non si è proprio frantumato, però diciamo che non andava più lo schermo qua, quindi l'abbiamo fatta aggiustare, però vedete, mi sono di nuovo di graffio perché mi è caduto, non a mia nonna, ma bensì a me. Vedete i graffi che sì, si vede che c'è i graffi, vedete qua, è tutto graffiato, ma va bene lo stesso così. Funziona altrettanto bene. Ora lo sto riaccendendo, vedete? C'è il coso di Samsung. Sì. C'è il coso di Samsung. Il coso. Il logo di Samsung, non so più parlare, ma ci siamo capiti. Ora abbiamo un altro po' d'acqua perché mi sto veramente impappinando. Questa cosa di impappinamento non piace. Ma non è colpa mia, ribadisco. Non è colpa mia e poi non parlo a vanvera, ma quando parlo a vanvera è perché sono troppo stanca. Adesso non sono per niente stanca, ma però mi andava lo stesso di, come dire, di parlare con voi. Ma quanti minuti siamo arrivati? Non lo so neanche io. Comunque continuo a registrare comunque. Faccio vedere una cosa, se riesco, non è detto. Vi stacco la cam e ve lo faccio vedere dall'altra parte. Aspettate. Vedete di qua, questo è il canale del mio caro scrittino. Il mio scrittonzolo, vedete? Quello qua, sì, lo so, parlo troppo melosamente, ma questo è il mio carattere, ragazzi, perdonatemi. Questo è il mio scritto.
questo scritto è molto simpatico. Questa è la sua direct, la sua diretta su YouTube. E adoro. Vedete? Mi piace da matti. Ciao caro. Ti saluto se vedi questo video. Ciao. E niente. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Lo vedete anche di qui? Ciao. Aspettate. Ok. Mi poggio di qua se ci riesco, non è detto. Allora, ragazzi mie, vediamo un po' che ore sono. Perché non so neanche se è ritornata mia nonna. Oddio. Questi. Ok. No, non è questo. 67. Ok. Sì, ragazze, sta funzionando il mio telefono, anzi il telefono di mia nonna, per l'esattezza. Il telefono di mia nonna sta funzionando alla grande. Oh no? You ready? Aspetta, le 4:41. Okay.